5 Italia 1, ma soprattutto quest'oggi potremo assistere al combattimento che vedrà di fronte il nostro Loris Tech e l'americano Lane Killian. Ed ecco qui i programmi di Canale 5 Italia 1, sempre presenti e sempre seguiti dai giovani, dai meno giovani che frequentano la palestra. La discoteca Meyerling, dicevo, ci propone questa sera un'interessante riunione di pugilato imperniata sulla presenza di Loris Tech, l'ex campione del mondo dei Super Gallo, ma ancora in odore di mondiale, se è vero come è vero, che è pronto per lui un contratto per affrontare il campione WBC Juan Kidd Mesa. L'affronterà quest'oggi, come dicevo, il 23enne americano Lane Killian. Nell'immagine Loris Tech al peso 57.300, 35 vittorie da professionista, una sconfitta e un match pari, come potete vedere nella scheda che la regia con Poppy Bonici ha preparato. Al mio fianco per commentare questo incontro, intanto nell'immagine vediamo l'altissimo americano Lane Killian, 56.800 al peso, 15 vittorie da professionista, una sola sconfitta, ma quella che è importante ribadire e precisare è che ben 13 successi li ha ottenuti prima del limite. Dicevo, accanto a me per commentare questo incontro Francesco Damiani, reduce dal successo americano, appena rientrato in Italia. Ciao, appena rientrato in Italia, che ti hanno detto di questo successo? Tra l'altro per te un po' diverso, inusitato dal solito. Hai concluso piuttosto velocemente? Sì, sai, l'unica cosa che mi hanno detto è che di durare un po' di più, perché appena si sono messi a sedere davanti al televisore, sai, è durato 2 minuti. Ma gli americani sul quadretto piacciono, sì, lotta. Sì. Ecco, intanto vediamo l'arbitro dell'incontro, il piemontese Aldo Leoni, che tra l'altro è anche il commissario di riunione. Bene, allora seguiamo questo combattimento dalla discoteca Meyerling. L'incontro è previsto sulla distanza delle 10 riprese. Giudici di questo combattimento sono Marco Vaccatello e Gianni Muscovic. Prima ripresa, piuttosto alto, quindi come dicevamo addirittura 1,78, il pugile di Fort Payne. Ha 23 anni, è nato infatti nel 1962. Ha disputato l'ultimo combattimento il 22 marzo, vincendo per fuori combattimento contro Sembrus. Calzoncini bianchi per Loris Tech sulla sinistra dell'immagine, pantaloncini rossi invece per Lane Killian. Un pugile che in qualche modo per caratteristiche assomiglia a quello che dovrebbe essere il prossimo avversario di Loris Tech, Juan Kidd Mesa, appunto il campione del mondo versione WBC. Dicevamo che per Loris Tech probabilmente c'è già pronto un contratto da firmare nei dettagli per un altro combattimento mondiale. Anche da Lane Killian chiede il lascia passare per arrivare alla firma del contratto. Uno combattimento quindi difficile, guardia destra Lane Killian, mentre in guardia normale boxa Loris Tech. Manda fuori misura il pugile italiano, l'americano, naturalmente deve passare sotto i colpi di sbarramento, poi a due mani Lane Killian. Tocca con il destro ai fianchi l'americano, poi va fuori misura con il sinistro. Parte da lontano, stecca. Ancora il sinistro di prima intenzione dell'americano. Killian è assistito all'angolo dal padre, che oltre ad essere allenatore neanche manager. Tocca con il destro, stecca. Riesce ad entrare nella guardia, deve accorciare la distanza, parte con il destro e poi tocca ancora con il sinistro, stecca, poi tenta di portare dei colpi sotto per abbassare la guardia all'avversario e poi lo colpisce con il gancio sinistro. In apparente difficoltà l'americano, anche se poi rientra con il gancio destro, ancora stecca che tocca con il destro e poi in chiusura tocca con il gancio sinistro, molto determinato Loris Tech. Poi ancora il destro di Killian. Killian, pur essendo dotato di buon allungo, inusitato per la sua categoria, è un pugile che però preferisce, predilige la corta distanza e poi viene centrato, prima dal destro e poi dal sinistro di Loris Tech, ha preso sul tempo l'americano, va al quadrato, molto, molto bella e precisa e tempestiva questa combinazione. L'ha preso d'incontro, è il destro d'incontro che ha messo al tappeto l'americano. L'americano tra l'altro dà l'impressione di soffrire i colpi di stecca. Commette però probabilmente l'errore di lasciare l'iniziativa a Loris Tech e si conclude questo primo round.
Sì, certamente, beh, il mancino deve andare attaccato, perché se non va attaccato ci sono dei problemi. Quindi Loris penso che stia facendo, anzi penso che Elio gli dia proprio questa tattica di attaccarlo, perché il mancino attaccato si trova molto in difficoltà. Ci fa rivedere il replay, il destro con il quale si apre la strada e poi il gancio sinistro, combinazione molto bella, tra l'altro molto tempestiva, e dobbiamo dire che riesce spesso Loris Tecca ad aprirsi la strada con il destro nella guardia dell'avversario. Sì, certamente, perché diciamo che il colpo determinante è proprio il destro nel mancino, diciamo è il colpo risolutore. Tra l'altro dobbiamo dire che Loris Tecca è un mancino, anche se boxa in guardia normale, è un mancino. Sì, ma diciamo che si trova... il destro è l'arma, diciamo, certo. di penetrazione. Certo, ecco. Certo. La fatica, fa anche molta fatica Loris, perché questo tipo è molto alto, quindi deve andare sotto, deve pagare magari i colpi che riceve d'incontro, comunque... Ma bisogna dire che riesce a passare comunque molto bene sotto i colpi di sbarramento dell'avversario. Quindi una prima ripresa chiaramente dominata da Loris Tecca, non c'è stata assolutamente fase di studio. Loris Tecca è molto determinato, con continui spostamenti sulle gambe, anche sulla tronca, attende sempre il momento giusto, il momento opportuno per entrare nella guardia dell'americano, che tenta ora di farsi minaccioso. Ha tentato anche il montante destro, poi ai fianchi, ancora al volto l'americano, va fuori misura con il destro, il sinistro ai fianchi anche di Loris Tecca, che poi tenta ancora con il destro, l'americano si riporta nuovamente sotto, c'è ancora Loris Tecca che con la serie a due mani al volto colpisce l'americano, riesce a coglierlo sul tempo alternando i colpi al volto e quelli ai fianchi, quindi importanti determinanti per abbassare la guardia all'avversario. Tocca ancora Loris Tecca con il sinistro, mentre Lane Killian batteva in ritirata, l'ha toccato Tecca ancora con il sinistro. Piuttosto spavalda, bisogna dire, in questo momento anche la guardia dell'americano, che tenta con questo corto gancio, questo stretto gancio, ma viene centrato ancora da Loris Tecca. Tenta di ripagarsi l'americano in uscita con il destro, ancora il destro dell'americano sui guantoni però di Tecca, che boxa con la guardia molto raccolta a proteggersi con il sinistro. Poi parte da lontano, ancora il destro e poi il sinistro, ancora ai fianchi per abbassare la guardia avversario, poi lo centra con questo largo gancio destro, mezzo montante destro dell'americano. Un combattimento comunque molto interessante, sempre pieno di insidie per il pugile italiano, e dotato l'americano di buona potenza, quindi Loris Tecca deve trovare sempre il tempo e il momento giusto per centrarlo con i colpi, per evitare di incorrere disavventure. Toccato ancora ai fianchi e al fegato, Killian è costretto ancora al conteggio. Il lavoro che Loris Tecca ha effettuato ai fianchi dell'avversario sta dando i suoi frutti, davvero eccezionale la prestazione fino a questo momento del pugile di Sant'Arcangelo in Romagna. Ancora Tecca che tocca. Porta sempre i colpi in serie, mai isolati, per cui l'americano non sempre riesce a prevedere e intuire i colpi. Ancora Tecca che tocca al volto. Bisogna dire che l'americano è dotato di buone doti di incassatore, perché ha dovuto subire, tocca ora con una serie di colpi a due mani, ma in finire di ripresa è ancora Loris Tecca che tocca al volto, tra gli applausi del pubblico. Chiaro, e si vede che in palestra Ha lavorato moltissimo. Ah, io guarda, ti posso assicurare che la grinta che ha avuto in palestra Loris... Ecco, rivediamoci il replay. Ha sempre alternato fin dalla prima ripresa i colpi ai fianchi. Ecco qui questo, esatto. Gancio sinistro ai fianchi che hanno messo. Sì, sono micidiali purtroppo quelli lì. E ti devo dire che purtroppo in palestra... Per l'avversario. E ti devo dire che in palestra Loris ha lavorato molto, molto, molto bene, con molta grinta, e io penso che con la prestazione che sta dando stasera sia pronto per il mondiale con Meza. Bisogna dire che comunque è sottolinearlo ancora una volta, che le insidie ci sono sempre. Sì, infatti abbiamo visto, senz'altro, quando mancavano una decina di secondi alla conclusione della seconda ripresa, che l'americano è riuscito a centrare un paio di volte al volto, ma mi sembra che le armi siano leggermente spuntate, quelle dell'americano, che quindi sì. La durezza del combattimento di queste prime due riprese in qualche modo abbia indebolito la potenza dei suoi colpi. Comunque siamo al terzo round, amiche e amici di Italia 1, ricordo che vi stiamo trasmettendo dalla discoteca Meierling.
di Castellar Guido Buono in provincia di Alessandria. Parte con molta decisione in questa terza ripresa l'americano, accorcia le distanze, ma il lavoro di Stecca sempre ai fianchi e poi alternando al volto. Tenta il montante nel corpo a corpo l'americano, ma Stecca riesce fino a questo momento sempre ad evitarlo. Tocca con il destro l'americano. L'americano, abbiamo detto, dotato di buon allungo, 1,78, quindi molto alto per la categoria, ma predilige il combattimento a corta distanza. E devo dire che ha anche un buon recupero questo americano, perché la seconda ripresa era abbastanza fiaccato, adesso mi sembra che abbia ritrovato abbastanza energie, quindi un match ancora tutto scintillante. È tutto da vedere. Parte da lontano Stecca, centra ancora l'americano che accusa un'altra volta, poi esce ancora con il destro, sempre colpi in serie, 6-7 colpi dell'italiano al volto dell'americano, il quale subisce ma poi in uscita tenta sempre di rientrare. Ancora il sinistro di Stecca e poi è l'americano che riesce a centrare al volto l'italiano, ancora con il destro. Viene evitato all'angolo Killian a portarsi l'attacco con il jab, ancora un momento favorevole a Lori Stecca che aggredisce letteralmente l'americano con tutta serie di colpi a due mani, una quindicina di colpi perlomeno portati dall'italiano, con Killian che però ancora una volta, pur subendo, tenta sempre in uscita. Naturalmente il match è tutto a favore di Lori Stecca, ancora Killian che tocca con il sinistro e reagisce Lori Stecca ancora con il destro e poi il gancio sinistro, il destro di prima intenzione di Stecca, poi il gancio sinistro ai fianchi dalla stessa parte. Dalla stessa parte, dicevo, in cui l'aveva toccato e colpito Stecca e che aveva provocato il secondo conteggio nella seconda ripresa. Questo pugile americano è stato scelto da Umberto Branchini perché proprio per altezza e per caratteristiche in qualche modo assomiglia a Mesa. Intanto vediamo che c'è l'intervento dell'arbitro, un taglio sul cuoio capelluto e Lori Stecca. Ecco, quindi l'arbitro, il signor Leoni, ha provveduto a sistemare il tutto. Parte va fuori misura Lori Stecca sul finire di questo round con tutta serie di colpi a due mani sempre al volto, poi tenta di colpire all'avversario grosso Lori Stecca con l'americano che comunque raccoglie la sua guardia, ma ancora l'italiano a colpirlo con tutta una serie di colpi mai isolati, portati con in velocità che disorientano il pugile americano. Destro, gancio sinistro, che inizia la quarta ripresa. L'incontro è previsto sulla distanza dei 10 rounds. Siamo alla quarta ripresa, sulla sinistra dell'immagine Lori Stecca, sulla destra Lane Killian. Quarto round, l'americano ha già subito due conteggi. Lori Stecca sta disputando un combattimento straordinario, molto deciso, soprattutto ben allenato, determinato. Si rende conto che il successo, un successo perentorio nei confronti di questo 23enne americano, non fa altro che avvalorare. Intanto l'americano tocca in uscita ancora l'americano con il destro, centra ancora con il destro d'incontro l'americano, poi porta il montante destro, un colpo che ha cercato più spesso nelle prime riprese senza trovare la misura, e poi ancora a Stecca che tocca duramente. Tra l'altro io ho l'impressione, Francesco, che Lori Stecca qualche volta lasci l'iniziativa, perché non bisogna farli entrare i mancini, perché poi sono difficili da incontrare, capito? Devi essere tu a attaccare e quindi prendere tu la decisione. Adesso in questa fase Loris sta, diciamo, subendo un pochettino, comunque sai, stanno conducendo un match a un ritmo abbastanza elevato, quindi bisogno di qualche pausa. Certo. Così.
un momento ancora favorevole all'italiano che porta sempre i colpi in serie, l'americano tenta soprattutto con il destro in uscita, e ancora a terra, per la terza volta l'americano viene contato e quindi viene contato per la terza volta. Bisogna dire che l'Oristech ha lasciato sfogare l'americano e poi quando ha deciso di partire alla contrattacco l'ha centrato sempre con colpi in serie e l'americano in questi frangenti dimostra di subire, anche se poi i recuperi sono piuttosto solleciti, immediati, e tenta ancora a dire e agire. Ancora serie a due mani di l'Oristech, si abbassa la guardia all'americano che respira a bocca aperta in debito, ecco, di ossigeno. Adesso dovrebbe chiudere l'incontro l'Oris. È un momento in cui l'americano, sì, i colpi partono sempre con maggiore difficoltà, abbozza qualche destro ma si vede che poi i colpi sono lentissimi e ancora non riesce ad intuire i colpi di Stecca che lo centra ancora mentre l'americano batte in ritirata, poi con il destro in più attenzione, ancora il sinistro sanguina dal labbro e dall'arcata sopraccigliare, l'americano ancora centrato prima dal destro e poi dai sinistri in serie. Un momento favorevole all'italiano che colpisce sempre con il gancio sinistro, due volte al mento ed una ai fianchi. E direi che è questa la tattica che certamente Loris ha avuto un attimo di pausa, poi ha reagito in maniera eccezionale e il tempo, la ripresa non gli ha permesso di chiudere l'incontro. Ecco ancora il replay, momento in cui l'americano va al tappeto. L'americano in cui va al tappeto, quindi abbiamo visto i due momenti più significativi del match. Poppy Bonici ce li ha proposti, il momento che ci è servito per fermare qual è la tattica quest'oggi, soprattutto quali sono le carte vincenti di l'Oristech, e poi il momento del terzo atterramento. Quinto round. Ora bisogna vedere fino a che punto avrà recuperato l'americano. L'americano soprattutto gli ha visto concludere il quarto round con le braccia piuttosto legnose e pesanti, quindi avrà perso quella velocità che in qualche modo in alcuni frangenti avevano messo in difficoltà il pugile italiano, che ancora una volta ha centrato in chiusura con il sinistro. Ancora il destro di l'Oristech che poi non trova il tempo per chiudere con il destro, l'americano aveva fatto passo indietro e soprattutto aveva raccolto la guardia. Ancora Stecca che poi tocca ai fianchi e al volto, tenta in uscita l'americano. Sentite anche voi i suggerimenti all'angolo di Elio Gelfi, il maestro, l'allenatore di l'Oristech, che ha assistito all'angolo anche dal suo manager Umberto Branchini. 10 centimetri di differenza in altezza fra i due pugili, 1,68 infatti l'Oristech, 1,78 Lane Killian. Viene centrato ora Stecca dal sinistro di Killian. Centra l'italiano ancora con il destro e poi il sinistro, montante sinistro, gancio destro, ancora in crisi l'americano, che però reagisce ancora con il gancio destro. Va fuori misura l'americano, rientra l'Oristech, poi ancora colpi in serie in chiusura con il gancio sinistro, parte con il destro, gancio sinistro e poi ancora il sinistro. Viene centrato ora dal sinistro di Killian che tenta ancora con il destro sui guantoni dell'avversario. Tenta con il destro l'americano ad aprirsi la strada nel sinistro, viene colpito, ecco, è in crisi l'americano. Ha piegato le ginocchia e poi ancora al tappeto e c'è l'asciugamano. Getto della spugna, quindi l'Oristech si aggiudica il 38esimo combattimento della sua carriera per getto della spugna contro Lane Killian. Il pubblico applaude a lungo l'Oristech, protagonista di una prestazione superba. Yeah.